Detto questo, cominciamo. Caso numero 1 del terzo gioco, Trials and Tribulations, intitolato La Rivincita. Episodio numero 1, per l'appunto, La Rivincita. Come ho fatto a cacciarmi in questo guaio? Chi sarà mai stato a commettere questo efferato delitto? Perché? Perché l'ho fatto? Quella ragazza non dovresti vederla più. Ehi, non sono affari tuoi! Lo dico per il tuo bene. Se continuerai a vederla, ti assicuro che finirà male. Bugiardo, arrivo, Angelus. Ascolta, c'è una cosa che dovresti sapere su di lei. Smettila! Non andate a parlare di lei in questo modo! Zan zan zan. Non sono stato io. Io non ho fatto niente. Aprile, ore 9:40, tribunale distrettuale, sala imputati numero 3. Ahem! Oh, signor Grossberg, buongiorno. Ah, mia, cerca di calmarti. Non vorrai farti subito arrestare con l'accusa di comportamento sospetto. Stiamo giocando nei panni di Mia. E Grossberg è il nostro mentore. Guardi che si sbaglia. Sono tranquilla, signor Grossberg. Tranquillissima. Smettila di strattonarmi. Forse non hai il carattere giusto per fare l'avvocato. Io, Un momento, ma Mia è viva. No, raga, non avete pensato all'esistenza dei flashback. In ogni caso, io, sa, sono un po' nervosa oggi. Oh, è vero. Questo è il tuo grande debutto, vero? Beh, non temere, mia cara. Io, Marvin Grossberg, sono al tuo servizio. In realtà, questo è il mio secondo processo. Comunque, la richiesta che mi hai fatto ieri sera mi ha colto di sorpresa. Lasci che sia io a occuparmi del caso, hai detto. E con quale veemenza, oltretutto. Ne sono venuto al corrente solo ieri del caso, intendo. Cosa? E ne hai già studiato tutti i dettagli? E comunque sì, mi ha già studiato i dettagli. Beh, ecco, vede, certo, che domande, almeno credo. Oh, povero me. Comunque, ti consiglio di non farti vedere in questo stato dal nostro cliente. Vedi quel giovanotto con il maglione rosa laggiù? È lui il nostro cliente. Salve, Phoenix. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cerca di sorridere, Mia. Ecco, volevo solo dire che farò del mio meglio. Andrà tutto benissimo, nessun problema. E ciù. È malatissimo. È malatissimo il nostro Phoenix. Oh, non si sente bene? Ha preso un brutto raffreddore, signor Wry. Mi chiamo Wright, sa, come i fratelli volanti. Si sbagliano sempre tutti. E ho preso il raffreddore, sì. Ecco perché indosso questa mascherina. Secondo il mio medico, in questo modo non contagerò nessuno. O almeno spero. Bene, signor Wright, oggi non avrà nulla da temere. Se è davvero innocente, prometto che la salverò. La smetta di stazionarmi, per favore. Sì, quello nervoso deve essere lui. Non io. Io non sono sotto processo. Devi farti coraggio, Mia, per il bene del tuo cliente. Il mio nome è Mia Fey. Sono un avvocato ancora inesperto. Il mio primo processo risale a un anno fa. Minchia, un anno è passato da un processo all'altro. Ma mi traumatizzò così tanto che da allora non ho più messo piede in tribunale. Ora è passato un anno. Ed eccomi di nuovo qui. Ma questa volta vincerò. Vincerò per il mio cliente e per me stessa. 11 aprile, ore 10 in punto. Tribunale distrettuale, sala udienze numero 2. La corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputato Phoenix Wright. La difesa è pronta, vostro onore. La cosa è pronta, vostro onore! Oggi la difesa è rappresentata da... dalla signorina Mia Fey? Sì, vostro onore. C'è qualche problema? Credevo che l'avvocato difensore dovesse essere il signor Marvin Grossberg. Sì, beh, ecco, il signor Grossberg ha avuto un contrattempo. Un contrattempo? Ma non è lui quello seduto accanto alle... Sì, ecco, lei è molto giovane, è sicura di essere all'altezza della situazione? Non farti intimidire, Mia, sfodere uno sguardo deciso. Certo, vostro onore. Credo. Bene, signor Payne,
La sua dichiarazione d'apertura, per favore. Bene, bene, bene. Non posso credere che un veterano come me sprechi il suo tempo con una dilettante. Non si preoccupi, cara. Presto sarà tutto finito. Cara? Ma mi sta prendendo in giro, per caso? Bene. Vorrei iniziare riassumendo gli eventi del giorno in questione. L'incidente è avvenuto nel campus dell'università Lupios. Basta, la smetti di parlare così che altrimenti ho male alla gola. E sì, ha dei capelli ridicoli, Payne, in questa... in questo caso. Qualche anno prima di perderli ce li aveva così, evidentemente. La vittima è uno studente di nome Doug Swallow. Era uno studente del quarto anno di farmacologia. Pare che fosse un ragazzo molto in gamba. Senza dubbio. Abbiamo una foto scattata sulla scena del crimine. Alcuni studenti sono arrivati sul posto poco dopo il delitto, trovando il corpo. E l'imputato, vanificando il suo tentativo... hanno trovato il corpo e l'imputato, vanificando così il suo tentativo di fuga. Dopodiché hanno chiamato la polizia. Tutto ciò rende l'imputato estremamente sospetto. Molto bene. La corte accetta questa foto come prova. Grazie, Judy. Comunque, da questa foto non si capisce la causa del decesso. Allora è davvero sagace come dicono, vostro onore. In effetti, la causa del decesso è piuttosto insolita. Sì, raga, all'inizio di ogni gioco ti mettono il tutorial. È così. Insolita? Cosa intende dire, signor Payne? Beh, perché non lo chiede alla difesa? Eh? Una semplice domanda, giusto per rompere il ghiaccio. Lo consideri un gesto di cortesia da parte mia? Un cosa? Devi tenergli testa mia, mostragli di che pasta sei fatta. Ah, un'occasione perfetta. Allora, sai qual è la causa del decesso? Forza, rispondi. Allora... qua è il tutorial, quindi ci spiega come fare, cosa dobbiamo fare, però... la causa del decesso è folgorazione fatale. Quindi, di fatto, quello che è successo è stato che il povero Doug Swallow è stato spinto, o comunque è andato contro questo cavo dell'elettricità che è stato reciso da qualcosa che non sappiamo cosa sia, è andato a sbattere contro ed è morto fulminato. Fine, è un cavo dell'alta tensione, quindi è sensato che sia morto così. Purtroppo. Comunque sì, saltiamo, bla bla bla, registro processuale, sappiamo già come funzionano e quindi non mi perderò a fare il tutorial. È morto per folgorazione, comunque. Il registro processuale afferma chiaramente che la vittima è morta folgorata. Folgorata? Ma com'è possibile? L'assassino ha causato uno Aspetta, l'assassino ha usato uno sfollagente elettrico superpotente, per caso? Un taser sfollagente elettrico. La risposta alla sua domanda sarà chiarita nel corso del processo, vostro onore. Ma prima dovremmo occuparci di un dettaglio ancora più importante. Quale? Il movente. Ovvio. Pare che tra la vittima e l'imputato non corresse buon sangue. Sul serio? In che senso? Ups, quanto mi dispiace. Lei è l'avvocato difensore, quindi dovrebbe saperlo. Sarebbe alquanto scortese da parte mia rubare la scena. Quella sua arroganza non mi piace affatto. Payne è soltanto uno sfigatello, lo sappiamo. Tipico di Winston Payne. È viscido come una serpe. Non parlare di viscido perché mi viene schifo. Comunque, parola alla difesa. Grazie. Qual era il motivo dell'assalto tra la vittima e l'imputato? Questa volta gradirei vedere delle prove, se possibile. Prove? Ah, non agitarti troppo, mia cara. Come ho detto, tutte le nostre armi sono in registro processuale. Va bene, andiamo a cercare la prova. Che cos'è? O meglio, che qual era il motivo di astio tra Phoenix Wright e Doug Swallow? Era la signorina Dahlia Hawthorne, fidanzata corrente attuale di Phoenix Wright, la quale usciva con la vittima, Doug Swallow, fino a 8 mesi prima. Comunque il motivo del loro astio era questa ragazza, Dahlia Hawthorne, giusto? Complimenti, signorina Faye, finalmente riuscite a imbroccarne una. Le imbroccate entrambe, che cazzo vuoi, Payne? Questa ragazza è la fidanzata dell'imputato, Phoenix Wright, ma fino a 8 mesi fa usciva con la vittima, il signor Swallow. Ah, vedo che il signor Payne non ha perso il vizio, è riuscito a condizionare il giudice prima dell'inizio del nostro incontro interrogatorio. Ma non si preoccupi. Molto bene, signor Payne. Può chiamare il suo primo testimone. Se la corte me lo consente, l'accusa vorrebbe convocare l'imputato Phoenix Wright. Cosa? L'imputato? La difesa è d'accordo? Certo, tanto Wright è innocente, no? La difesa non ha nulla da obiettare. Molto bene. Dichiari il suo nome e la sua professione, imputato. Sì, mi chiamo Phoenix Wright. La mia professione è... imputato al momento. No, il procuratore intendeva dire cosa facevo prima di essere arrestato. Ecciu. Studente universitario, signor Wright. Le ricordo che è sospettato dell'omicidio del suo compagno di studio. Ma non sono stato io, sono innocente, lo giuro. Uff. Vi posso garantire che io... Ecciu, cough.
Esorto l'imputato a non passare al raffreddore al resto del tribunale. Ma non è colpa sua, poverino. Come quella volta che la prof di italiano mi ha mandato dal preside perché stavo tossendo. Vabbè, comunque. Pare che il signor Wright abbia qualcosa da dire. Bene, signor Wright, ci parli del suo legame con la vittima. Subito, vostro onore. E ora Phoenix farà una bazzata di quelle gigantesche. Io, sì, mi trovavo lì, ma non sono un assassino. Ho solo trovato il suo corpo. Non conoscevo affatto quel tipo. Non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo-inglese. Pseudo-inglese. Capisco. Quindi non conosceva affatto la vittima? Esatto, e non sono un assassino. Sembra che il giudice sia convinto della sua innocenza. Sei ingenua, troppo ingenua. Pare che abbia dimenticato un piccolo dettaglio, cara. E sarebbe? L'imputato deve essere ancora sottoposto al cosiddetto controinterrogatorio. Vabbè, va bene. Sappiamo come funziona trovare le contraddizioni perché è stupido. Ok. Sì, io mi trovavo lì, ok, nulla di strano. Ma non sono un assassino, sono trovato il suo corpo, ok? Nulla di strano. Non conoscevo affatto quel tipo ed è qua. Sono questi i punti su cui dobbiamo incalzare tantissimo. Quindi non sapevo nemmeno come si chiamava, giusto? Giusto? Beh, no. In realtà, cioè... Allora, risponda. Lo conosceva oppure no? Ne ho abbastanza. Non può continuare a starnutire per evitare di rispondere. Beh, sapevo come si chiamava. Questa mi è nuova. Perché non me l'ha detto prima? Perché è un cretino. So che usciva con Dolly tempo fa. Vabbè, onesto, effettivamente ha senso. E chi sarebbe questa Dolly? Ah, credo sia la fidanzata dell'imputato, vostro onore. Dahlia Hawthorne. Va bene. Ah, gli amori giovanili così dolci e così amari. Ma non sapevo altro su di lui. È vero che la maschera gli va sugli occhi. Ora ho capito cosa intendessi dire, Brenda. Non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo inglese. Signor Wright ha appena dichiarato in testuali parole. Non conosceva affatto quel tipo. Proprio così. Perché mai avrei dovuto... Ma c'è qualcosa di strano. Se non lo conosceva affatto come sostiene... Allora come fa a dire che era un presuntuoso pseudo inglese? Ecciù! Allora, signor Wright? Ah, no, non sono stato io, non sono un assassino, giuro! Però vuol dire che lo conoscevi. Signor Wright, le lascerò modificare la sua deposizione. Ci spieghi come faceva a sapere che la vittima era un... pseudo-inglese. Ce lo dica, ce lo dica. Se ne andava sempre in giro con una grande Union Jack sul retro della maglietta. Actually, come possiamo vedere dall'immagine che è stata scattata alla scena del crimine... La persona in questione non ha un Union Jack sul retro della maglietta. Quindi, mi dispiace, ma stai dicendo una cazzata. È davvero sicuro di aver visto la Union Jack? Sì, ne sono sicuro. Ce l'aveva proprio sul retro della maglietta. Dove vuole arrivare, signorina Fay? Guardi bene la foto della scena del crimine, vostro onore. Come può vedere, non c'è assolutamente nulla sulla schiena della vittima. Ehi, un momento! Indosso una giacca di pelle! La Union Jack era sul retro della sua maglietta! Mi pareva che lei avesse trovato casualmente il corpo della vittima. In tal caso, come faceva a saperlo? Come faceva a sapere che cosa indossava sotto quella giacca di pelle? Signor Wright, lei sta mentendo. Mi perdoni, Quante botte che gli vorrei dare a Felix in questo momento, madonna. Mia, hai fatto piangere il nostro cliente. Che pianga pure. Forse quella P sul suo maglione significa proprio piagnucolone. E io che mi sono fidata di lui. Che stupida. Davvero niente male come controinterrogatorio. La ringrazio per aver smascherato le menzogne dell'imputato al posto mio. È evidente che il signor Wright non si trovava per caso sul luogo del delitto. Forse ho esagerato. Comunque, signor Wright, il suo raffreddore sembra molto serio. Sta prendendo qualche farmaco? Io, sì, ho preso qualcosa, ma... Per caso ha utilizzato un farmaco a basso costo chiamato ammazza raffreddore? Sì, esatto. Lo ammazza che è un piacere. Ehi, un momento. Come fa a sapere che sono un grande fan dell'ammazza raffreddore? Per caso l'ho qui con sé in questo momento? Beh, temo di averlo perso da qualche parte, in realtà. L'ha perso? Ma questo cosa c'entra con il nostro caso, comunque? Signor Wright... Vuole sapere dove si trovava il suo farmaco contro il raffreddore? Huh? Vostro onore, la invito ad osservare ancora una volta la foto della scena del crimine. Cosa? La vittima ha in mano un flaccone di ammazza raffreddore. Mi dispiace per lei, ma temo che non abbia alcuna importanza la sua obiezione.
Possiamo risalire con certezza al proprietario di questo flacone, dal momento che presenta le impronte digitali del signor Wright. Cosa? Già. Intuendo le sue intenzioni omicide, la vittima deve aver raccolto il flacone. Lasciato a terra dal signor Wright, nascondendolo nella sua mano. Di questo modo avrebbe potuto indicare Felix Wright come il suo assassino. Beh, è morto abbastanza istantaneamente, eh. Cioè, anche se è per terra, non penso abbia avuto il tempo di muoversi e riprenderlo in mano. Vostro onore, vorrei presentare questa foto con il flacone come prova. Molto bene. Che siano subito messe agli atti del processo. La foto del crimine 2 è stata inserita nel registro processuale. Grazie. L'ammazza raffreddore è stata inserita nel registro processuale. Inoltre, l'orologio da polso della vittima è rotto. Rotto? Sì, ha smesso di funzionare quando è stato attraversato da un'intensa scarica elettrica. Ebbene, signor Wright, avrebbe una spiegazione per tutto questo? Oh, che sofferenza. Le mie povere, povere emorroidi. Grazie, Grossberg, non ci serviva questo particolare delle sue emorroidi, però va bene. A dire il vero, mi aveva chiamato lui. Era al dipartimento di farmacologia, quindi ci siamo trovati lì alle 14.45. Abbiamo parlato un po', poi ci siamo separati intorno alle 15. In seguito, quando sono tornato indietro, l'ho trovato lì per terra. Prendevo la mazza raffreddore da 2 o 3 giorni, ma ho perso il flacone proprio quel giorno, intorno all'ora di pranzo. Signor Wright, questa deposizione è completamente diversa dalla precedente. Ecciù! Mi scusi, vostro onore. Temevo che non mi avrebbe mai creduto. Onestamente, non penso che la sua nuova deposizione sia molto più credibile. Va bene, procedo con il suo interrogatorio, signorina Fay. Ti prego, Wright, basta bugie. A dire il vero, mi aveva chiamato lui. Allora, vediamo a che ora si è fermato l'orologio. L'orologio si è fermato alle 3.05. Era il dipartimento di farmacologia, quindi ci siamo trovati lì alle 14.45. Qua cominciamo a interrogare un po' di più. È stato il signor Swallow a proporle di controllare le 14.45? Sì, e siamo arrivati entrambi in orario. Ha detto che la vittima era il dipartimento di farmacologia, vero? Sì. Studiava come produrre e migliorare certi farmaci. Tutti lo chiamavano l'alchimista della Lupios. Un alchimista? Interessante. Devo ammettere che è una cosa un po' strana. Lui aveva un laboratorio tutto per sé. Un laboratorio pieno di sostanze chimiche e strane macchinari ad alta tensione. Oh, ancora più interessante. Sembrava un ragazzo molto ambizioso. Cosa posso fare? Le chiedi maggiori dettagli? Sull'ora dell'incontro sul dipartimento di farmacologia. Oh, certo, anche se non ne so molto. Poco fa mi ha detto qualcosa di molto interessante. Ha affermato che in quel laboratorio usano strani macchinari ad alta tensione. Esatto, e le assicuro che sembrano molto pericolosi. Usano tensioni particolarmente elevate, quindi ci sono cavi elettrici dappertutto. Cavi elettrici ad alta tensione, dice, eh? Sì, intorno all'edificio ci sono molti pali della luce. I cavi ad alta tensione circondano l'intero dipartimento di farmacologia. E fin qua ci siamo. Beh, chiediamo informazioni anche su... sull'incontro. Sull'ora dell'incontro. È assolutamente sicuro che vi siete incontrati alle 14.45? Sicurissimo, le lezioni finiscono proprio a quell'ora. Ma loro fanno sempre esperimenti, quindi non conta granché. Esperimenti? Sì. Quei tizi di farmacologia sono sempre in laboratorio a fare chissà cosa. Beh, sembra molto sicuro sull'ora dell'incontro. In seguito, quando sono andato indietro, l'ho ritrovato lì per terra. Quanto tempo è passato? Quindi a un certo punto è tornato indietro, come mai? Esatto. Sì, è stato allora che ho trovato il corpo. Sì, ma per quale motivo è tornato indietro? Esatto. Non era arrabbiato con lui? Beh, certo che lo ero. Ci vuole spiegare perché è tornato indietro, signor Wright? Ho pensato che avremmo dovuto fare pace. Quanto poco credibile questa risposta. A giudicare da questo silenzio di tomba, credo che nessuno gli creda. Sì, in effetti. Prendevo la mazza raffreddore da 2 o 3 giorni. Ok. È abbastanza insolito prendere il raffreddore in questo periodo dell'anno, non trova? Già, ma per me il passaggio da una stagione all'altra ha sempre un effetto devastante, come mia mamma. Forse non dovrei dormire con la finestra spalancata inizio primavera, eh? E direi di no. Mi dica, qualcun altro sapeva che lei prendeva quel farmaco? Beh, prendevo una pastiglia dopo i pasti, quindi sono sicuro che tutti i miei amici ne fossero al corrente, ok. Ma ho perso il flacone proprio quel giorno intorno all'ora di pranzo. Con chi hai pranzato? Ah. Avrei chiesto con chi hai pranzato in realtà, perché magari gliel'hai incato. Ah, e questa cosa c'entra? Non si sa mai. Ho mangiato insieme a Dolly, grazie mille, eravamo da soli. I piatti fatti in casa dei Dolly sono fantastici. Le sue mini omelette sono mega deliziose. Ai! Perché mi hai dato un pugno in faccia? Oh, mi scusi tanto, signor Grossberg. All'improvviso ho avuto voglia di fare del male a qualcuno. Lolz. Credo che per il momento possa bastare. L'imputato e la vittima si sono incontrati intorno all'ora del delitto. Poi, l'imputato è tornato sul luogo del delitto per una ragione sconosciuta. Inoltre, la sua spiegazione riguardante il flacone di farmaci non mi convince. In tutta sincerità, signor Wright, la sua deposizione non è affatto attendibile. Che intende dire? Sapevo che tutto questo era troppo per una dilettante.
Tuttavia, resta ancora un mistero da risolvere. Davvero, vostro onore? La dinamica del delitto, ovviamente. Come ha fatto la vittima a morire folgorata? Mi pare che l'arma del delitto non sia ancora stata determinata, giusto? Beh, ecco, io... Ha ragione, vostro onore. Cretini, è palese che ha quel cavo dondolante, deficiente... Vabbè. Se riuscisse a risolvere questo mistero, forse potrei uscire da questo pasticcio in men che non si dica. Stabilisce la dinamica. Vostro onore... Sì, signorina Fay. Credo che mettendo insieme tutto ciò che abbiamo appreso finora, potremmo riuscire a capire come è stato ucciso il signor Swallow. Sarebbe magnifico. C'è una bella differenza tra il dire e il fare, cara. E credo che anche una dilettante come lei conosca la regola base dei processi. Gli avvocati difensori devono sempre sostenere le proprie tesi con delle prove. Certo che lo so. In realtà me l'ho completamente scordata. Mi spieghi come la vittima è stata folgorata. Vabbè, fondo il crimine 1 e gli mostriamo il cavo penzolante. Relativamente alla dinamica del delitto, direi che questa foto la dimostra chiaramente. Cosa? Ma in questa foto non c'è nulla che assomigli vagamente a un'arma del delitto. Temo che la difesa dovrà fornire una spiegazione più dettagliata. Signorina Fay, dove sarebbe l'arma del delitto in questa fotografia? È il cavo reciso, cretino. Beh, è proprio qui, ovviamente. Ma quello... Quello è... Che cosa sarebbe quello? Un cavo elettrico reciso, vostro onore. Ripensi alla deposizione che abbiamo appena sentito. I macchinari del Dipartimento di Farmacologia funzionano ad alta tensione. Quindi ci sono cavi elettrici speciali praticamente ovunque. Oh, il cavo ad alta tensione. Sì, il cavo ad alta tensione è la causa del decesso, vostro onore. Deve essere così. Sembra un'ipotesi plausibile. Allora, signor Payne, ha qualcosa da dire in proposito? Beh, innanzitutto dovremmo complimentarci con il nostro giovane avvocato. Non mi prenda in giro, vecchio. Si calmi. Quel cavo ad alta tensione potrebbe essere la causa del decesso, certo, tuttavia. Vorrei che pensasse al vero significato di tutto ciò. L'unico che avrebbe avuto l'opportunità di usarlo come arma del delitto è... proprio l'imputato. E ciù? Indubbiamente. E non è tutto. Abbiamo delle prove. Prove inconfutabili che dimostreranno la colpevolezza del signor Wright. Davvero? Di quali prove sta parlando? Delle sue impronte digitali, vostro onore. Impronte digitali? Sta dicendo... Cioè, sta parlando delle impronte digitali che... Aspetta. Sta dicendo che le impronte dell'imputato non sono state trovate soltanto su quel flaccone? Osserviamo ancora una volta la foto della scena del crimine. Come può vedere, la vittima indossa una giacca di pelle. E, come saprà bene, la pelle conserva molto bene le impronte digitali. Throwback al quinto caso del primo gioco in cui... sono state trovate le impronte digitali di Lana sulla giacchetta in pelle di Jake Marshall. Non Jake, Nathan Marshall. Comunque, del detective che era stato ucciso in commissariato. Piccoli riferimenti che sono sempre molto belli. Ah, intendi dire che... Sì, si vede chiaramente nella parte anteriore della giacca, all'altezza del petto. Lì si vede l'impronta del palmo della mano dell'imputato. Cosa? Sì, ma non Lana, c'hai ragione. Il signor Wright avrebbe potuto lasciare quell'impronta in un solo modo. Intenzionato ad uccidere, ha spinto la vittima verso il cavo elettrico reciso. Bravo coglione. Silenzio, silenzio in aula, basta così. Credo che non ci sia più alcuna ragione per continuare questo controinterrogatorio. Ecco, siamo spacciati. Signor Grossberg, le mie emorroidi non sbagliano mai. Per noi è finita mia... Ma cos'è, c'hai le emorroidi permanenti, ma cioè curarsi per toglierle? No, eh. No, si sbaglia. Il signor Wright è innocente. Non servono altre prove per convincermi della colpevolezza dell'imputato. Vostro onore! Sono pronto a emettere il mio verdetto finale. Brava mia che interviene con il peggior doppiaggio di sempre. È davvero questo che vuole, signor Wright? Non ci ha ancora detto la verità. Tutta la verità. E se non si decide subito a parlare, il giudice formulerà il suo verdetto. Ma io... Non posso dirlo. Se raccontassi ciò che è successo veramente, io sarei... Non si preoccupi, signor Wright. Sono il suo avvocato. Di me può fidarsi. Signorina Fay, qualsiasi cosa dirà, io le crederò e la difenderò fino all'ultimo. Abbiamo già stabilito la colpevolezza dell'imputato, però, vostro onore. Non è tenuto ad aggiungere nulla l'imputato. Un momento! Signor Wright, io...
Vi dirò cosa è successo davvero. Troppo tardi, signor Wright. Le ho già detto che non è tenuto a... Io... l'ho fatto. Ma Phoenix cretino, non era quello che dovevi dire. Lo ammetto, sono stato io a spingerlo. È colpa mia. È colpa mia se Doc Swallow è morto. Tearless Facepalm in chat. Sto coglione. Quella ragazza... qua stiamo rivivendo il flashback. Quella ragazza non dovresti vederla più, lo sai? Ehi, non sono affari tuoi. Lo dico per il tuo bene. Se continuerai a vederla, ti assicuro che finirà male. Molto male. Bugiardo! Ascolta, c'è una cosa che dovresti sapere su di lei. Smettila! Non ha trattato a parlare di lei in questo modo! E poi lo ha spinto. Ed è lì che è andato a sbattere contro il cavo. Ciò che ha appena detto... è la verità? Sì, io avevo paura. Temevo che se avessi raccontato la verità, tutti avrebbero pensato che fossi io l'assassino. Beh, a dire il vero, siamo tutti assolutamente convinti della sua colpevolezza, sa? La prego, chiedo solo l'ultima opportunità per spiegare. Questa volta giuro di dire tutta la verità. Andrà bene. Vero, signorina Fay? Io mi fido di lei. Ma se l'ha spinto di petto e quella è morta di spalle, come si vedono le impronte del palmo? Lui l'ha spinto da davanti. Lui ha sbattuto con la schiena contro il cavo e poi in qualche modo deve aver barcollato per poi ricadere in avanti di nuovo. Non posso crederci. Allora ha davvero spinto la vittima. Sembra che le mie emorroidi stiano ballando il tip-tap. Grossberg, non mi interessa, che schifo. Quel tipo stava parlando male di Dolly. Ho perso le staffe e l'ho spinto. In quel momento ho sentito un rumore molto forte. Poco dopo essermene andato ho iniziato a preoccuparmi. Quindi sono tornato indietro, ma lui era per terra, morto. Beh, la spiegazione mi sembra molto semplice. Quando l'ha spinto, il signor Swallow ha perso l'equilibrio e ha toccato il cavo reciso, morendo folgorato. Niente di più semplice. Concordo. All'ora del delitto, sul polso c'era una leggera pioggia. Sul posto c'era una leggera pioggia. Visto che era bagnato, per Doug Swallow è stato più semplice rimanere folgorato. True. Ma quando l'ho spinto lì vicino. Quando l'ho spinto lì vicino non c'erano cavi. Altrimenti l'avrei sicuramente notato. È vero. Anche un tonto come lui se ne sarebbe accorto. Lol. Signorina Fay, la avverto che se il suo prossimo interrogatorio non evidenzierà nulla di nuovo, intendo formulare il mio verdetto senza ulteriori esitazioni. Sono stato chiaro? Sì, vostro onore. Non mollare, mia. Se è davvero innocente, deve esserci qualche prova che lo dimostrerà. Onesto. Quel tipo stava parlando male di Dolly, ok, non interessa. Ho perso le staffe e l'ho spinto. Ok. In quel momento ho sentito un rumore molto forte. Che tipo di rumore? Sentiamo. Un rumore molto forte? Secondo lei di cosa si è trattato, signor Wright? Non ne sono sicuro, ma era davvero molto forte. Un rumore tipo snap. Come Pokémon Snap. Beh, ora che ci penso, mi chiedo cosa fosse. Evidentemente, vostro onore, era il rumore della scossa che ha folgorato la vittima. Come può essere così sicuro? Cosa dovrei fare? È stato un punto estremamente delicato. Chiedo ulteriori dettagli, facciamolo. Signor Wright, quel rumore molto forte che ha sentito potrebbe essere essenziale. Quindi cerchi di ricordare di cosa si è trattato. Come posso spiegarlo? È stata una specie di schiocco molto secco. Ah, potrebbe essere... forse era proprio... Sì, cosa potrebbe essere? Presto, ce lo dica! Quando l'ho spinto, lui ha lasciato cadere l'ombrello che aveva in mano. E quindi ci è caduto sopra spezzandolo, o piegandolo comunque. Ci è caduto proprio sopra, rompendolo, esatto. Ecco cos'è stato quel rumore che ho sentito. Un ombrello, eh? Apparteneva alla vittima? Sì, era di plastica, fragile e di scarso valore. Proprio come il suo proprietario. Oh! Magari avessi avuto anch'io un ombrello. Ero bagnato fradicio. Signorina Fay, che ne pensa? Secondo lei questo dettaglio ha una qualche rilevanza? Certo che è rilevante. Certo che è rilevante. Anzi, quell'ombrello non è solo rilevante, è vitale. Chiedo ufficialmente che sia inserito nella deposizione.
Ah, semplicemente perfetto. Un'informazione inconsistente per un avvocato inconsistente. Quindi il signor Swallow ci è caduto sopra l'ombrello, ne è sicuro? Sì, era proprio sotto di lui. In effetti, se non fosse sotto di lui, l'avrei preso sicuramente in prestito. The fuck? L'ombrello? Sì, vedete, indossavo proprio questo maglione. Dolly ha passato molte notti in sogno a cucirlo con le sue mani. Non volevo che la pioggia rovinasse il simbolo del suo amore. Non usare il mio stomaco come un sacco da box, Mia. Ah, mi scusi. Quanto sdolcinato e quanto sfigatino. Prosegga con la sua deposizione, imputato. Poco dopo essere andato ho iniziato a preoccuparmi. Però, se posso... C'è un piccolo problema nella deposizione. Perché, se notate, lui è caduto sopra l'ombrello, che è laggiù. Lui è morto qua. Se davvero è andato a sbattere contro il cavo, come ci è arrivato fin laggiù? O l'ha trasportato il vento, o si era spostato lui. E se era stato effettivamente folgorato, non poteva essersi spostato lui. Quindi, boh. Vediamo, proviamo a mostrarlo. E infatti è giusto. Perché non ci ha parlato subito di quell'ombrello? Beh, se l'avessi fatto, avrei potuto controbattere molto prima alle tesi dell'accusa, signor Wright. Secondo il signor... qua è lo stesso discorso che ho fatto. Io semplicemente lo sta dicendo Mia in parole semplici. L'ombrello non è minimamente vicino alla vittima, bensì accanto al palo della luce. A parte che la prospettiva fa schifo qua, perché sembrano 2 metri, ma in realtà sono molti di più. Ma qui sono solo dettagli. La conclusione è ovvia. Quando l'imputato si è allontanato, la vittima si è spostata. In altre parole, dopo essere stato spinto dall'imputato, il signor Swallow era ancora vivo. No! Silenzio, silenzio! La vittima si è mossa? Signor Payne, l'ombrello che si vede in questa foto dove si trova al momento? Beh, è stato raccolto dalla polizia sul luogo del delitto. Voglio che sia messo immediatamente agli atti processuali. Grazie mille. Ma l'ombrello potrebbe essere stato trascinato lì da una frotta di vento. Secondo la deposizione, la vittima è caduta sopra il suo ombrello. Ah, è vero, effettivamente. Quindi è impossibile che il vento l'abbia trascinato fin laggiù. Non ci avevo pensato a questa cosa. Riconosco che questo dettaglio dell'ombrello può sembrare significante, ma finché rimane una minima ombra di dubbio, non posso emettere il mio verdetto. No! Povero Payne. Comunque, non riesco ancora a credere che sia stata aperta una falla così grande nella tesi dell'accusa in seguito alla deposizione del nostro imputato. Grazie. Signor Payne, perché stai ridacchiando in quel modo? Mi scusi, vostro onore. Forse ho preso troppo sotto gamba questo caso e ho sbagliato a pensare di poter raggiungere il mio scopo solo interrogando l'imputato. Temo di non capire cosa intende, procuratore. Mi lasci indovinare. Lei è un altro testimone, non è vero, signor Payne? Precisamente, e questa nuova testimonianza sarà incontrovertibile. Ebbene, chi sarebbe questo testimone? La signorina Dahlia Hawthorne. Dahlia Hawthorne, eh? Intende dire Dolly? Sì, vostro onore, la fidanzata dell'imputato che ha assistito a tutto. Proprio così, si trovava sul luogo del delitto quando l'omicidio ha avuto luogo. Cosa? Per lei deve essere una doccia fredda, cara. Parecchio. Doccia fredda, eh? Si sbaglia di grosso. In realtà non aspettavo altro. Sarà scherzando? Mia, ma cosa intendi dire? Credo che una pausa sia quanto mai necessaria. Sospendo l'udienza per 20 minuti. Al nostro rientro ascolteremo la testimonianza della signorina Dahlia Hawthorne. Signorina Fay, mi dispiace per tutto quello che è successo. Io... Non si preoccupi. Alla fine ci ha raccontato la verità, signor Wright. Già... Quindi ora posso iniziare a rilassarmi, no? Rilassarti, giovanotto? Dopo aver nascosto dei fatti così importanti alla corte? Ma... Il prossimo testimone sarà la mia Dolly, vero? Lei mi salverà. So che lo farà. Che cosa glielo fa pensare? Eh? Come sarebbe a dire? Lei è l'amore della mia vita. Non potrebbe fare altrimenti. L'amore della sua vita, eh? Potrebbe raccontarmi un po' di più sulla relazione con la signorina Dahlia Hawthorne? Certo, nessun problema. Io e Dolly ci siamo conosciuti circa 8 mesi fa, in questo stesso tribunale. Vede, nel tempo libero studio un po' giurisprudenza, ma ora non importa. 8 mesi fa ci siamo incontrati nella sala di lettura al piano di sotto. Ecco perché penso che sia stato il destino ad unirci. Non appena l'ho vista, ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita. Oh, già, guardi qui. Me l'ha regalata il giorno del nostro primo incontro, come simbolo del nostro amore.
Quel giorno le indossava intorno al collo, ma ad un certo punto se l'è tolta e nel darmela ha detto: voglio che la tenga tu. Quindi te l'ha regalata. Questa piccola boccetta è piena dei ricordi della mia cara Dolly. Beh, è davvero piccola. Mi rende così felice che la mostro sempre a tutti. Voglio condividere la mia felicità con il mondo intero. Comunque, da quel giorno lei e Dalia avete iniziato a uscire insieme? Sì, ma è una ragazza molto timida. Ogni volta che la vedo mi dice sempre la stessa cosa: ridammela subito. Che strana ragazza. Non è molto cortese chiedere indietro un regalo. Comunque, signor Wright, il giorno del suo primo incontro con Dalia Hawthorne, 8 mesi fa, era per caso il 27 agosto? Huh? Sì, esatto. Ma come? Il 27 agosto, in questo stesso tribunale, è successo questo. Cos'è? Un articolo di giornale? Vediamo. Omicidio in tribunale. Omicidio? Che storia è mai questa? Fammelo leggere. Oh, Mia, credo di aver capito cosa stai cercando di dire. E credo anche di aver capito perché hai deciso all'improvviso di occuparti tu di questo caso. Pensi che ci sia un legame tra questi due casi, giusto? L'articolo di giornale è stato detto. Vabbè, grazie. La prego di capirmi, signor Grossberg. Io devo occuparmene da sola. Ah, certo, ma temo che tu non possieda abbastanza armi per farcela, mia cara. Andrò a dare un'occhiata nella sala lettura al piano di sotto. Non si sa mai. Grazie. Voglio fare il possibile per aiutarti, Mia. Beh, pare che la pausa sia terminata. Meglio che ci diamo una mossa. Già. Anche se questa pausa mi è sembrata molto, molto più lunga di 20 minuti. È collegato a qualcosa di molto più grande e molto più importante. E Mia lo sa, Mia lo sapeva. E qua non lo so, quindi save state. E fai fare sì. Si impallerà? Non si impallerà, fantastico. 11 aprile, ore 12:13, tribunale distrettuale, sala udienza numero 2. L'udienza riprende. Può chiamare la testimone, signor Payne. La persona che sta per presentare ha assistito personalmente al delitto. L'accusa chiama a deporre la signorina Dalia Hawthorne. Ciao, Dalia. Quanto sei gnocca. Chiedo scusa. Questo personaggio è interessantissimo. Impareremo a conoscerlo, ma è interessantissimo. Che cos'è questo improvviso silenzio? Nella mia lunga carriera di giudice sono stato ingannato da molti testimoni. Il mio compito è proprio quello di dubitare, di non fidarmi mai di nessuno. Ma nel suo caso, devo ammettere che lei è avvolta da un alone di completa sincerità. Oh mio Dio, non credo alle mie orecchie. Oh, bene, testimone, potrebbe offrirci la sua generalità? Non si preoccupi, signorina, non ha nulla da temere. Se qualcuno sarà scortese con lei, le prometto che prenderò provvedimenti. E io userò il mio martelletto come arma. Perché ho come l'impressione che ce l'abbiano con me? Grazie. Ora sono più tranquilla. Sì, lo so, Lisa. Siete tutti così gentili. Qui mi sento così a mio agio. Oh, si figuri. Dovere, dovere. Direi di proseguire. Potrebbe dirci il suo nome e la sua professione? Mi chiamo Dalia Hawthorne. Studio letteratura all'Università Lupios. Volevo solo dirvi che per me è un onore essere qui in vostra compagnia. L'onore è tutto mio. No, l'onore è mio. Beh, noi donne sappiamo come prendere gli uomini per il verso giusto. E lei lo sa come. L'ombrello aperto al chiuso porta sfiga, by the way. True, hai ragione. Signore? Sì? Posso fare qualcosa per lei? Dica pure tutto quello che vuole. Sono sicura che c'è un errore. Fini non ucciderebbe mai nessuno, lo so. Sì, sì, capisco benissimo. Non sarà affatto facile interrogarla. Ha impiegato non più di 10 secondi per far pendere il tribunale dalle sue labbra. Eh già. Bene, può procedere con la sua testimonianza. Ci dica cosa ha visto il giorno dell'incidente, per cortesia. Avevo intenzione di andare a trovare Fini al termine delle lezioni. Fini e Daghi stavano parlando dietro l'edificio. Poi, all'improvviso, Daghi ha barcollato ed è caduto a terra. È stato in quel momento che Fini si è accorto della mia presenza. Quindi sono andato a cercare altri studenti, che poi hanno chiamato la polizia. Sono senza parole. Secondo lei, signorina Hawthorne, l'imputato non ha fatto nulla di male? LOL, Sassomen.
Nonostante la mia età, ricordo bene quanto ardono le fiamme dell'amore giovanile. Ciò nonostante, il mio compito è quello di scoprire la verità. Non ci nasconda nulla, la prego. Ma io non potrei mai. Basta così, testimone. Ne ho abbastanza di tutta questa storia. Cosa intende dire? E le assicuro che io non intendo vincere con un mucchio di futili menzogne. Menzogne. Vedo che non è cambiata una virgola, mia Fei. Se l'ha riconosciuta. E qua cominciano gli intrighi. Come sarebbe a dire, voi due vi conoscete? Sì, in passato ci siamo già incontrate una volta. Bene, signorina Fei, la parola passa a lei. Sono lieta di rivederla, signorina Fei. Signora Fei. Avete intenzione di trovare Fini? No, Fini e Daghi stavano parlando di un edificio. Chiediamo cose riguardo. Perché non stavano parlando, stavano discutendo. Si sarebbe fatta due domande. Chi sarebbe questo Doug? Ma che cazzo di domanda è? Ma per favore. Io non ho mai origliato. Non sono stato. Vabbè, fanculo. Mia le ha appena chiesto se avesse sentito di cosa stavano parlando. E le ha detto: come può essere così crudele? Io non avrei mai osato origliare. Non trascina il testimone al suo infimo livello. Ehi, perché ce l'ho tutti con me? Perché lei trasuda. Non carisma. Trasuda fascino. Quindi tutti pendono dalle sue labbra. Poi all'improvviso Daghi ha barcollato ed è caduto a terra. Ma in realtà l'ha spinto. Insomma, l'imputato non ha mai toccato la vittima, dico bene? Non ho mai distolto lo sguardo. Fini non ha mai toccato Daghi. Se ne incalzi inutilmente, credo che il giudice me la farà pagare. Come dovrei leggere questa testimonianza? Indica una contraddizione, perché hanno palesemente trovato le impronte digitali di Phoenix su la giacchetta di Doug. Quindi indica una contraddizione. Le bugie hanno le gambe corte, signorina Hawthorne. Non crede anche lei? Cosa? Io? Io non... Signorina Fay, non le consento di molestare la testimone. Credo che la difesa stia tirando a indovinare. Voglio dire... non ha presentato delle prove concrete. Non mi guardi così, sto solo facendo il mio lavoro. Signorina Hawthorne, sulla giacca del signor Swallow sono state trovate delle impronte dell'imputato. Abbiamo già dimostrato che il signor Wright ha effettivamente spinto la vittima. Cosa? Non deve cercare di proteggerlo. Sarebbe molto meglio se si decidesse a raccontare la verità. Sì, vostro onore, lo farò. Se non le dispiace vorrei modificare la mia posizione. Finalmente stiamo facendo qualche progresso. Oh yes, baby. Ma a dire il vero, non ho visto il momento esatto in cui ha spinto Daghi. Ok. Come non l'ha visto? Beh, ho visto il momento in cui Daghi è caduto, ma... C'erano solo due... Aspetta, c'erano soltanto loro due nel luogo del delitto in quel preciso istante. Vero? L'imputato Phoenix Wright e la vittima Doug Swallow, porca puttana. Sì, nessun altro. Non sembrava che stessero litigando e non ho sentito alcun rumore. In quel momento si è sentito un forte rumore. Questo è secondo la testimonianza di Phoenix, quindi... Obiezione. Obiettiamo tutto. Ha detto di non aver sentito alcun rumore, giusto? Sì. Ecco perché ero molto rilassata e mi guardavo intorno serenamente. Mi fa piacere, ma lo trovo un po' strano. Ho qui con me la deposizione del suo fidanzato, il signor Phoenix Wright, e mi duole informarla che ha dichiarato di aver sentito un rumore molto forte quando ha spinto la vittima. Sul serio? Io non l'ho sentito niente. Beh, forse non era un rumore così memorabile. Ma il signor Wright ha detto di aver sentito uno schiocco secco, come uno snap. È impossibile che la testimone non ricordi un rumore così distinto. Arg! Potrei rispondere? Certamente. Io so perché non ho sentito quel rumore. Vede, in realtà, in quel momento stavo ascoltando della musica con gli auricolari. Auricolari? Quindi aveva entrambe le orecchie tappate? Stava per smettere di piovere, ma sembrava che il dio Thor volesse divertirsi ancora un po'. Infatti il cielo continuava a rumoreggiare e ad aprirsi in grandi squarci. Tuoni e fulmini. Sì, io ho paura dei tuoni. Quindi mi ero messo gli auricolari per non sentirli. Ebbene, vostro onore, come avrà capito, questa testimonianza non contiene contraddizioni. Aspetta un attimo, Mia. Queste sue ultime parole
Ha detto qualcosa che potrebbe rimettere l'intero caso. Non ha sentito niente, c'erano dei fulmini. Stava ascoltando la... C'erano dei fulmini. Potrebbe essere stata una morte accidentale causa fulmine. Vostro onore, c'è un grosso problema in questa testimonianza. Cosa intende dire? Non l'ha notato? La testimone ha affermato che c'erano dei fulmini. I fulmini non sono altro che intense scariche di elettricità nell'atmosfera. Non è il momento di tenere una lezione di scienze, signorina Fay, lo sa? Lo so, vostro onore. Ma dal momento che la vittima è morta folgorata, è possibile che il signor Swallow sia colpito, sia morto colpito proprio da un fulmine. Oh, oh. Devo ammettere che non ci avevo pensato. Ma allora cosa pensi con la tua testa? Sì, effettivamente, povero Judy. L'intero caso poggia sul fatto che il signor Swallow è stato ucciso. Ma a quanto pare la premessa fondamentale è sbagliata. La difesa ritiene che il signor Swallow sia stato colpito da un fulmine. Così a caso. Data di culo a Phoenix, che era lì vicino comunque. La difesa non ha tutti i torti. Possibile che la morte della vittima sia stata davvero accidentale? Ce l'hai fatta mia. E ora sbrigati a formulare quel verdetto di non colpo. Mi dispiace che lei abbia un'opinione così bassa di me, signorina Fay. Eh? Non sono uno sciocco. L'accusa ha svolto delle ricerche, vostro onore. Abbiamo accertato che quel giorno non sono caduti fulmini sul luogo del delitto. Come fai a verificare una cosa del genere? Inoltre... abbiamo la prova che quel cavo elettrico è legato al cavo in discussione. Ma solo mo lo dici, stronzo! Mi riferisco a questa testimonianza giurata. E chi l'avrebbe scritta? Gli studenti di farmacologia che quel giorno conducevano esperimenti in laboratorio. Vi consiglio di leggere ad alta voce la testimonianza degli studenti. Tutti i macchinari si sono spenti all'improvviso intorno alle 15 di quel giorno. C'è stato un blackout? Tutti i macchinari del laboratorio vanno ad alta tensione, vostro onore. Quindi sto dicendo che i macchinari si sono spenti all'improvviso perché... Esattamente, si sono spenti a causa del cavo elettrico deciso. Lo spegnimento dei macchinari si è verificato intorno alle ore 15. Sì, corrisponde alla data di decesso indicata sul referto d'autopsia. In effetti è vero. Esatto, in altre parole, la vittima è morta nell'istante esatto in cui ha toccato quel cavo deciso. Che cosa brutta. A quanto pare il cavo era in condizioni così precarie... che anche un leggero impatto lo avrebbe rotto. Ok. Comunque, c'è ancora una cosa che non ho capito. Se davvero fosse bastato un leggero impatto per rompere quel cavo, allora deve essere stato colpito da qualcosa, giusto? Beh, direi di sì. Signorina Fay, lei saprebbe dirmi che cosa ha causato la rottura di quel cavo elettrico? Vostro onore? Beh, è abbastanza palese. La rottura del cavo elettrico è stata causata da Doug stesso, il quale, spinto da Phoenix, è andato a sbattere contro il palo, causando la recisione del cavo, il quale poi è rimasto lì penzolante. Però, se a tutti gli effetti Phoenix ha spinto una volta Doug, non è stato lui l'assassino. Se la corte è d'accordo, la difesa vorrebbe esprimere la propria opinione in merito. Che mancheria altro, il tuo lavoro. Benissimo, sentiamo. Chi o cosa avrebbe causato la rottura del cavo? Doug. Ecco, ecco perché il cavo si è spezzato. Allora, vostro onore? No, ok, lo prendo come un no. Io cosa? Vabbè, cosa? Allora è Phoenix che ha spinto Doug. Vabbè, ok. Stessa cosa. Era il mio era più diretto. Qua è più indiretto. Però aveva senso il mio ragionamento. Vostro onore, ripensi per un istante alla deposizione del signor Wright. La deposizione dell'imputato? Ha affermato di aver sentito un rumore molto forte dopo aver spinto la vittima. Ciò deve essere accaduto intorno alle 15, giusto? Credo di sì. Ah, state cercando di dire che... Esatto, i macchinari del laboratorio si sono spenti alle 14.55, quindi tutto torna. Insomma, è stata la spinta del signor Wright a causare quel blackout. Yes. Sì, l'accusa ha raggiunto la medesima conclusione. Infatti è stata quella stessa spinta a provocare la folgorazione della vittima. Ma non ha senso, perché il cavo è molto in alto. Temo che non sia così, signor Payne. Starà scherzando, spero. Osservi bene dove è caduta la vittima dopo essere stata spinta dal signor Wright. Vede l'ombrello? È vicino al palo della luce. Proprio così. La vittima è andata a sbattere proprio contro quel palo in seguito alla spinta. Porca troia. E l'impatto ha causato la rottura del cavo elettrico. Mi sembra plausibile. Ecco come la vittima è rimasta folgorata allora. No, perché è molto più distante dal punto in cui è andata a sbattere col palo. Mi dispiace contraddirla, vostro onore, ma non avrebbe alcun senso. Esatto. Se la vittima fosse stata spinta contro quel palo lì in fondo...
non sarebbe mai rimasta folgorata, visto che il cavo si trova qui in primo piano. Ah! In altre parole, qualcuno ha folgorato il signor Swallow, ma di sicuro quel qualcuno non è il mio cliente. È vero, la difesa ha assolutamente ragione. Per l'imputato sarebbe stato impossibile... Signor giudice, potrei dire una cosa? Riguardo la spiegazione della signora avvocato, ha detto delle cose che sono un po' diverse da come le ricordo. Cosa? Oh boy. Le chiedo un favore, vostro onore. Potrei testimoniare per l'ultima volta, signor giudice? Fai gli occhietti da cerva, per forza poi deve accettare. Oh, sicuro! Proceda pure quando vuole, testimone. Bene, finalmente sta iniziando a mostrare la sua vera natura. A dire il vero, Fini l'ha spinto due volte. La prima volta l'ha spinto contro il palo della luce, facendo spezzare il cavo. Poi Dagi ha cercato in tutti i modi di fuggire, ma Fini l'ha raggiunto, piombando su di lui da dietro. Dagi ha urtato il cavo ed è morto folgorato. Tutto questo in meno di un minuto. Quindi, dopo essere stato spinto, il signor S si è rialzato e ha cercato di fuggire. Ed è stato allora che l'imputato l'ha spinto per la seconda volta. Mi dispiace, Fini, ma io devo dire la verità. Starò facendo la cosa giusta, secondo lei, signor giudice? Certo, carissima. Spesso la verità è molto dolorosa. True. Bene, signorina Fay, può iniziare il suo controinterrogatorio. Grazie. A dire il vero, Spin l'ha vinto due volte. Ok, perché ci sono state le impronte di una manata sola? Signorina Hawthorne, nella sua precedente posizione ha dichiarato: a dire il vero, non ho visto il momento esatto in cui ha spinto Dagi. Lo so, mi dispiace, volevo proteggere Fini. Allora è per questo che ha mentito la corte? Mi sono comportata male, lo so. Signor giudice? Sì? Potrebbe perdonarmi, per favore? No, troppo facile. Lei ha fornito quella che chiamiamo una falsa testimonianza. Oh, non esageriamo, ho soltanto detto una piccola innocente bugia. Ma d'ora in avanti faccia più attenzione, d'accordo? Oh, la ringrazio di cuore, signor giudice. Si figuri, È lui che dovrebbe fare più attenzione. Quella ragazza è molto, molto pericolosa. True. La prima volta l'ha spinto contro il palo della luce facendo spezzare il cavo, ok. Poi Dagi ha cercato in tutti i modi di fuggire. Mi faccia capire bene. Lei ascoltava tranquillamente la musica con gli auricolari mentre assisteva a tutto ciò? Ah. Sì, effettivamente. Signorina Fay, la devo chiedere di smettere di tormentare la testimone. Tranquillamente? No, ero così spaventata che non riuscivo neanche a muovermi. Non ho potuto fare altro che restare lì a incitarli. A incitarli? Che intendo dire, infatti? Beh, mi auguravo il meglio per entrambi e che lottassero con tutte le loro forze. What the fuck? E poi cosa è successo? Fini l'ha raggiunto, piombando su di lui da dietro. Ok. Questo non mi torna. Sono state trovate delle impronte digitali all'altezza del petto della vittima. Avete trovato delle impronte anche sul retro della giacca di pelle, signor Payne? No, assolutamente. Signora Fay, potrei consigliarle di ascoltare con maggiore attenzione? Ho detto che è piombato su di lui da dietro, giusto? Non che l'ha toccato con le mani. In tal caso, il mio Fini non avrebbe lasciato impronte, non crede? Purtroppo c'ha ragione la stronza. Dagi ha urlato il tutto questo in meno di un minuto. Però l'orologio segna diversamente. Avete preciso istante in cui la vittima è rimasta folgorata? Mi dispiace, non l'ho visto. Ho distolto. Ho appena realizzato che la contraddizione è qui alla fine. Tutto questo è successo in meno di un minuto e non è normale perché, guardate, alle 14.55 c'è stato il blackout, così almeno qua. Alle 14.55. Mentre se guardiamo la fotografia sul dettaglio del polso, possiamo vedere che l'orologio è fermo alle 3.05. Quindi sono passati 10 minuti in realtà, non un minuto. Perciò, Dalia, mi dispiace ma... tu stai mentendo, mia cara. Mia cara. Temo di non capire questa sua obiezione, signora Fay. Tra un minuto capirà tutto. Potrebbe osservare questa fotografia? Oh, quel farmaco. È quello che Fini prende sempre per il raffreddore. Non è il farmaco che dovrebbe osservare, bensì l'orologio.
Si è fermato all'ora esatta in cui la vittima è stata folgorata, vale a dire alle 15.05. Dove vuole arrivare, signorina Fay? Mi spiego subito. A che ora i macchinari del laboratorio si sono spenti a causa del cavo reciso? Beh, la testimonianza degli studenti parla chiaro. Alle 14.55 precise. Ah! Signorina Dahlia Hawthorne, potrebbe spiegare alla corte che cosa è successo durante quel buco di 10 minuti? La difesa sostiene che è proprio in questo lasso di tempo che il vero omicida ha ucciso la vittima. Silenzio in aula. Che storia mai... Ma è assurdo, è il vero omicida. Neanche lei può negare che il lasso di tempo tra il blackout e la folgorazione sia un vero e proprio buco di cui non sappiamo nulla. O mi sbaglio, signor Payne? Allora chi è stato? Chi sarebbe il vero assassino del signor Swallow? Molto semplice. C'è solo una persona che avrebbe potuto ucciderlo. Quando il mio cliente si è allontanato dal luogo dell'appuntamento, il vero assassino ha avuto l'opportunità di agire liberamente. Signorina Fay, la difesa è pronta a indicare l'identità di questo vero omicida. Finalmente. Questo è il momento che ho aspettato tanto. Yes. Sì, vostro onore, la difesa è pronta. Molto bene. Ma ricordi, se accusa la persona sbagliata, dovrò penalizzarla. Rifletta attentamente prima di parlare, signorina Fay. Bene, avvocato. Sentiamo la sua ipotesi. Chi è il vero omicida? E chi altri può essere? Non sono gli altri studenti che hanno trovato il corpo? Non è un suicidio? Bensì un omicidio. C'è una sola persona. E mi ha dei sospetti molto grossi sulla Hawthorne. Si conoscono. Ci sarà un motivo. Il vero omicida non può che essere lei, Dahlia Hawthorne. Ah! Come? Come può? La difesa sta vaneggiando. Sono passati 10 minuti tra la rottura del cavo e il momento della folgorazione. Sa dirci cosa ha fatto in questo lasso di tempo, signorina Hawthorne? Stava davvero ascoltando della musica, incitandoli mentre litigavano? Non riesco a credere che lei non abbia alzato nemmeno un dito per fermare i suoi spasimanti. Silenzio, signorina Fay! Cosa? Anzi, perché? Voglio dire... Eh? Signorina Hawthorne, quel giorno ha visto i due uomini litigare, è vero. Tuttavia, quando il signor Wright si è allontanato, dopo aver spinto la vittima, è stata lei a spingere il signor Swallow verso quella morte orribile. Ah! Come può essere così cattiva, signora Fay? Io non ho fatto niente. Signorina Fay, sta rivolgendo un'accusa molto grave alla E interviene Phoenix, che fa il Larry. Vostro onore, avrei una cosa da dire. Lei? Cosa c'è? La prego, faccia cancellare dal verbale del processo tutto ciò che ha detto la difesa. Ma cosa? È impazzito per caso? Si sta sbagliando, signorina Fay. Dolly, lei... Lei non potrebbe mai fare una cosa simile. Stupido Phoenix. Qualcuno lo prenda a sberle. Signor Wright, torni subito a sedersi. Usciere, lo prenda in custodia. Quel giovanotto. Credo che gli abbia dato di volta il cervello. Ciao Marvin, bentornato signor Grossberg. Oh, signor Grossberg, è tornato. Giusto in tempo, a quanto pare. Ho trovato il rapporto della polizia sull'incidente di cui si parla nel tuo articolo. Grazie mille, buon uomo. Grazie infinite, esattamente ciò di cui avevo bisogno. Leggilo con attenzione, mi raccomando. Spiega come... hai perso il tuo fidanzato. Ed ecco qui che ci spiega il tutto. Articolo di giornale risalente a il 27 agosto, o meglio il 28 agosto. Si sa ancora poco sull'incidente avvenuto ieri nella mensa del tribunale distrettuale, visto che la vittima sembra essere un avvocato. Ora la polizia sta interrogando la studentessa di 19 anni, che era seduta allo stesso tavolo della vittima. È passato un annetto circa. Avvocato, che è stato ucciso da una ragazza di 19 anni. E questo qua è il rapporto della polizia. Luogo, mensa di tribunale distrettuale.
Data ora 27 agosto, ore 16. Vittima Diego Armando Maradona. Professione avvocato. Indiziata Dalia Hawthorne, 19 anni. Armando ha ingerito del veleno mentre intervistava l'indiziata, riguardo ad un altro caso. Tracce di veleno trovate nella tazza di caffè della vittima. Nessuna traccia di veleno trovata nei paraggi o sull'indiziata. Non è chiaro come il veleno fosse venuto nella tazza di caffè della vittima. E questo caso è rimasto irrisolto. Nessuno è riuscito a spiegare, però Mia è convintissima che il suo fidanzato, sia Diego Armando, sia stato ucciso da Dalia Hawthorne quel giorno lì in tribunale. Motivo per cui ho voluto prendere questo caso per interrogarla. Bene, la difesa ha formulato un'accusa molto grave, signor Payne. Che cosa ha da dire a riguardo? Beh, vostro onore, io... Potrei interromperla un attimo, signor procuratore? Ah, non si preoccupi, signorina. Ho tutto sotto controllo. Volevo dire... Certo, parli pure. Signora Fay, mi sta davvero accusando di aver ucciso il mio caro dolce Daghi? Sì. Non solo sostengo che sia stata lei ad ucciderlo, ma l'accuso anche di aver cercato di incastrare Phoenix Wright, il suo fidanzato. Ciao, Boldi, buonasera. Le avevo detto che avrei dovuto occuparmene io. Oh, mi scusi tanto. Vado avanti. Come puoi dire una cosa del genere? Io non farei mai del male al mio Fini. Secondo lei, avrei cercato di addossare la colpa su di lui? Non posso crederci. Tutto questo è troppo per il mio povero piccolo cuore. Ah, credo che la ragazza stia chiedendo di indicare un movente, mia cara. La risposta è contenuta da qualche parte in questo rapporto della polizia. E ora pensiamo un attimo a come si sono incontrati Phoenix e Dalia. Esatto, quello stesso giorno loro due si sono casualmente incontrati. E Dalia gli ha regalato a Phoenix una bottiglia a forma di cuore, al centro del quale vi è una piccolissima bottiglietta. Che il veleno fosse lì dentro? Mia sospetta quello. Vostro onore, la difesa richiede un'ulteriore testimonianza da parte di Dalia Hawthorne. Un'altra testimonianza? E su cosa? Sul giorno in cui ha incontrato per la prima volta l'imputato Phoenix Wright. Mi spiega cosa c'entra con il nostro caso? La testimone ha detto che non avrebbe alcun motivo di incastrare l'imputato, giusto? Ma io posso dimostrare che lei, in realtà, ha un motivo più che valido. Molto bene, allora. La corte accoglie la richiesta della difesa. Signorina, potrebbe onorarci della sua presenza ancora per un po'? Certamente, signor giudice. Preparate la battaglia finale, Dalia Hawthorne. A noi due. Come ho conosciuto Fini? Ho incontrato per la prima volta il mio caro Fini 8 mesi fa. È come se il destino ci avesse fatto incontrare nella sala lettura di questo tribunale. Quando i nostri sguardi ci sono incrociati, il mio cuore ha sussultato. Da quel fatidico giorno siamo sempre usciti insieme. Alcuni trovano perfino fastidioso vederci così innamorati. Sarà l'invidia. Ok, è come se il destino ci avesse fatto incontrare nella sala lettura di questo tribunale. Quando i nostri sguardi si sono incrociati, il mio cuore ha sussultato. Chiediamo informazioni. Per quale motivo il signor Wright l'aveva colpita in quel modo? Personalmente mi sembra uno studente sbarbatello come tanti altri. Forse per le donne della sua età, ma per me Fini è molto bello. Forse solo per lei, testimone, ma per il resto del mondo non è né carne né pesce. Stronzo. L'amore è cieco e credo che siano cose che non ci riguardino comunque. Se guardassi mia moglie, per esempio, di sicuro resterebbe scioccata. Posso confermare. Anche per me è stata una vista traumatizzante. Funghi soavi all'ombra prosperano. Prosperano? Fertil letame. Questa poesia descrive perfettamente ciò che provo per Fini. Merda. Prova merda. Da quel fatidico giorno siamo sempre usciti insieme. Ok. C'era qualche rancore tra lei e il signor Swallow? No, assolutamente. Ci eravamo lasciati di comune accordo. Ma non può essere. Infatti si stavano litigando un fotto loro due. Anche secondo le nostre indagini si è trattato di una separazione consensuale. Oh, ne è sicuro? Sì, sembra che l'avessero deciso insieme. Quindi la vittima voleva lasciare Dalia? Incalza ancora, sentiamo. Quindi stai dicendo che anche il signor Swallow voleva porre fine alla vostra relazione? Beh, ecco...
Non mi sembra una cosa da chiedere a una ragazza sensibile come lei. Comunque, non ho mai pensato di lasciare mia moglie. Nessuno te l'ha chiesto, il fatto che tu l'abbia detto vuol dire che l'hai pensato più e più volte. Non ci interessa, signor Payne. Esatto. Non l'ha negato, quindi... è probabile che Doug avesse intuito qualcosa. Già. Aveva intuito la sua vera natura. Ascoltami, Mia. Quella ragazza ha il giudice in pugno. Quindi l'unico modo per screditarla è trovare una contraddizione, lo so. Parliamo anche di... proviamo a incalzarla qua. Quindi fino a 8 mesi fa lei si vedeva con Doug Swallow, vero? Sì. Sono una vera sciocca, lo so. Mi lascio trascinare troppo facilmente dalle emozioni, mi vergogno di me stessa. No, non dica così. Lo sciocco sono io, invece. Sono tristemente noto per cambiare idea molto spesso. I miei detrattori mi hanno addirittura soprannominato giudice bandieruola. Forse dovrei cambiare strategia. Ciononostante, i verdetti del giudice sono sempre quelli lì, vabbè. Il grande Giudini è il suo soprannome, questo non lo sapevo, il grande Giudini. È come se il destino ci avesse fatto incontrare in quell'aula di tribunale. Non è un posto molto romantico, effettivamente. Si sbaglia, signora Faye, dopotutto Fini era... Fini non era soltanto uno studente di arte, ma voleva anche diventare un avvocato. Non sto parlando di lui, mi riferisco a lei, signorina Hawthorne. Cosa ci faceva una studentessa di letteratura nella sala di un tribunale? È una domanda del tutto irrilevante, non ha nulla a che fare con il nostro caso. La avverto, signorina Faye, se ciò non è pertinente con il diritto di Doug Swallow, devo ricordare che il giudice è dalla parte di Dahlia. Continua a incalzare, no, andiamo avanti. Vostro onore, credo di poter dimostrare la pertinenza di ciò che ho appena detto. Le chiedo solo di lasciare rispondere alla testimone. Molto bene. Signorina, ho una domanda molto semplice per lei. Perché si era recata nella sala lettura di questo tribunale 8 mesi fa? La mia risposta sarà altrettanto semplice, signor giudice. Ero venuta in questo tribunale per fare delle ricerche su una tesi che stavo scrivendo. Bugiarda come la merda, eri la testimone di un altro caso sul quale stavi venendo interrogata da Diego Armando, persona che poi è morta. Quindi, mi dispiace signorina Dahlia, ma lei è una emerita cogliona, che a quanto meno si deve mentire lo faccia bene, non davanti a noi. Signorina Hawthorne, lei non era venuta qui per scrivere una tesi, vero? Sbaglio o era venuta in tribunale per un motivo molto più importante? Cosa significa quel sorriso spezzante sul suo volto, signorina Faye? 8 mesi fa, in questo stesso tribunale, è avvenuta una tragedia. Una tragedia? Si riferisce all'avvelenamento di quell'avvocato? Il nome del principale sospettato è citato in questo rapporto. E questo nome è... Dahlia Hawthorne. Cosa? Dahlia Hawthorne? Esattamente, proprio lei. Sì, la cocca dell'intero tribunale, la signorina Dahlia Hawthorne. Era proprio lei, la principale indiziata di un caso di omicidio, 8 mesi fa. Silenzio, silenzio, silenzio! Questo è inconcepibile! Allora è vero! Anche le rose più belle nascondono delle spine. Judy, per favore. Signorina Faye, non è giusto! Che cosa non è giusto? Non può calunniare la mia testimone tirando in ballo un caso non correlato. Io, Winston Paye, non glielo consento. Signor procuratore, stavo parlando io. Eh? Scusi tanto, prosegua pure. Sì, lo ammetto. 8 mesi fa... la polizia aveva espresso un certo interesse nei miei confronti. Espresso un certo interesse, dice? Signor giudice, so di essere sotto giuramento, quindi dirò la verità. Io non ho commesso il crimine avvenuto in questo tribunale 8 mesi fa. Capisco. Bene, sono riuscita a mettere in relazione i due casi. Ora devo solo continuare ad attaccare. Ben fatto, Mia. Oh, hai acceso un grande fuoco nel mio fondo schiena. Basta parlare delle tue emorroidi, Grosper, non ne frega niente a nessuno! L'avvelenamento. Parliamo dell'avvelenamento. Quel giorno avevo incontrato in mensa l'avvocato che poi è stato avvelenato. Mi sono allontanata soltanto per qualche istante ed è stato allora che è successo. Da quel che ho sentito, si trattava di un veleno liquido letale e anche a basso, un veleno liquido letale anche a basso dosaggio. Inoltre, mi pare che fosse un tipo di veleno molto speciale. Ecco perché sono innocente. Dove avrei mai potuto ottenere un veleno come quello? Vuoi sapere da dove lo avresti potuto ottenere? Voi lo sapete, chat? Rispondetemi mentre vado in bagno, torno subito. Laboratorio, il laboratorio. Esattamente, raga, comunque è il laboratorio. Laboratorio nel quale... o meglio, al quale aveva accesso chi? Doug Swallow, il quale era all'epoca il ragazzo di Dahlia Hawthorne. Torna tutto, torna tutto. Ora saltiamo e via. Saltiamo tutto quanto. Dove avremmo potuto tenere una cosa come quello? Da Doug, il tuo ex. Molto semplice. Non avrebbe mai potuto... meglio. Non avrebbe mai saputo come ottenere quel veleno, dice? Non le credo.
Cosa? Infatti poteva accedere facilmente a quel tipo di sostanze, dico bene? Nel laboratorio del suo fidanzato. Fidanzato? Si riferisce alla vittima Doug Swallow? Precisamente, vostro onore. Fino a 8 mesi fa, la signorina Hawthorne usciva con Doug Swallow. E se ricordo bene, il signor Swallow era uno studente di farmacologia. Doug Swallow è uno studente di farmacologia, ne abbiamo già parlato 1000 volte. Quel laboratorio contiene macchinari molto avanzati, sa, signor Payne? Senza i quali l'assassino non avrebbe mai potuto ottenere un veleno così raro e speciale. Allora, signorina Hawthorne, finalmente abbiamo capito come l'ho ottenuto. Poi si è trattato soltanto di metterlo nel caffè della vittima quando si era distratta. L'unica persona che avrebbe potuto farlo era quella seduta al suo stesso tavolo, ossia lei. No! Silenzio! Come può essere? Queste non sono altro che assurdi la... Potrei dirle una cosa, signorina Fay? Parli, signorina Hawthorne. La quantità di veleno nel caffè ammontava a 2 cucchiaini scarsi, giusto? Per trasportarlo mi sarebbe servito una specie di contenitore, presumo. Beh, certo, è vero. Sono stata perquisita subito dopo quell'incidente. Verissimo, la polizia ha passato al setaccio l'intero tribunale. Ma senza trovare alcun tipo di contenitore, giusto? Ha ragione. È anche scritto nel rapporto. Ma io ce l'ho in mano in questo momento. Beh, si sarebbe potuto facilmente sbarazzare di un oggetto così piccolo. Le ricordo, signora Fay, che questa è un'aula di tribunale. Se mi sta accusando di aver gettato via il contenitore di veleno, credo proprio che debba mostrarmi una prova. Una prova? Questa volta me l'ha fatta, no? Non ce l'ha fatta, cretina. Perché il contenitore l'ha dato a Phoenix, una persona completamente scollegata. Lei non si è innamorata. L'ha sfruttato. L'ha sfruttato per convenienza, per non essere sgamata. È palesemente stata lei. Lei doveva sbarazzarsi al più presto di quel contenitore, vero? Ecco perché l'ho affidato ad una persona non legata al caso. A qualcuno che non sarebbe mai e poi mai stato perquisito. E chi sarebbe questo qualcuno, scusi? Facile. Il signor Phoenix Wright, ovviamente. Quindi, l'imputato era il complice da testimone? Niente affatto. Lo era in maniera ingenua e inconsapevole. Lei gli ha considerato... Meglio. Lei gli ha consegnato il contenitore del veleno spacciandolo per un regalo. Come? Ma quello è... Una collana davvero carina. E quella è una boccetta. Niente male come regalo. Ma ancora non capisco. Può spiegarsi meglio, signorina Fay? Mica, sei proprio tardo, Judy. Il giorno del colpo di fulmine tra il signor Wright e la testimone risale esattamente a 8 mesi fa. Al 27 agosto, per l'esattezza. Lo stesso giorno di quel caso di avvelenamento. Con la scusa di dimostrare il proprio amore, la testimone fece un regalo al mio cliente. E questo soltanto per nascondere la prova che l'avrebbe poi smascherata. Cosa? Stai dicendo che qui dentro c'è del veleno letale? C'era, non più. No, quella boccetta non contiene alcun veleno. Non più, quantomeno. Tuttavia, sono sicura che un'analisi della scientifica rivelerebbe delle tracce di veleno. No! Per conto di Dolly, io mi oppongo... Ma Phoenix, vuoi stare zitto? Signor Wright, cerchi di calmarsi. Io le impedirò di parlare in questo modo. Signor Wright, pensavo di averle detto di restare al suo posto. Signor Wright, perché? Perché è disposto a tutto pur di proteggerla? Perché? Perché? Perché io sono follemente innamorato di lei. Follemente innamorato, dice? Un'espressione che non sentivo da tanto, troppo tempo. Signor Wright, davvero non ci hai mai pensato? Perché una ragazza come Dahlia Hawthorne vorrebbe stare con uno come lei? Beh, forse perché anche lei è follemente innamorata di me. Wright, ti prego, apri gli occhi. A questo punto credo che chiunque l'abbia capito. In realtà, Dahlia Hawthorne esce con lei per quella dannata collana. Lei non è follemente innamorata di lei, signor Wright. L'unica cosa che vuole è quella boccetta che adora portare intorno al collo, motivo per cui gliela chiede sempre. Sempre. Poco fa nella sala imputati mi ha detto... Esatto. Che ogni volta che la vedo dice sempre la stessa cosa. Ridammela subito. Per Dahlia Hawthorne quella collana è la prova definitiva del suo crimine. Ecco perché la voleva assolutamente indietro. Sta mentendo. Ma lei non ha mai voluto restituirla.
E come se non bastasse, l'ha sempre esibita come una sorta di trofeo. Ecco perché lei... Io non le credo. No, è una bugia! L'imputato sta fuggendo. Uscire, presto, lo insegua! Raga, Phoenix se l'è data a gambe tantissimo. Sì, credo sia... Ah, è stata colpita mia prima che fuggisse. Quel giovanotto è completamente impazzito. Dov'è il signor Wright? Pare che l'usciere l'abbia raggiunto, quindi sarà subito riportato qui. Ah, grazie al cielo. Oh no! Che c'è? La collana con la boccetta! Il regalo di Dahlia! È scomparsa! Cosa? Ma è terribile! Il signor Wright deve averla presa quando mi è venuta addosso. Oh, razza di stupido. Quella era l'unica cosa che avrebbe potuto salvarlo. E adesso cosa accidenti possiamo fare? Signor Wright, questo comportamento... O meglio, questo genere di comportamento non ha precedenti nel mio tribunale. Mi scusi. Temo che le sue scuse non siano sufficienti. Signor Wright, dove ha messo la collana con la boccetta? Mi perdoni, io... Io mi dispiace. Va tutto bene, mi dia quella collana. L'ho mangiata. Top 10 momenti stupidi nei videogiochi. Cosa? Lei l'ha mangiata. Era troppo grande da inghiottire, quindi l'ho rotta e ho mangiato i frammenti. Cretino, è di vetro! E adesso cosa sta facendo? Vostro onore, deve interrompere subito l'udienza, signor Wright! Si sente bene? Le fa male lo stomaco? La boccetta che ha ingerito poteva ancora contenere delle tracce di veleno. Sembra che l'imputato abbia provato la tesi dell'accusa, sebbene involontariamente. È evidente che quella boccetta non conteneva alcun veleno. Come può esserne così sicuro? Mi sembra ovvio. Come può vedere, l'imputato è ancora vivo e vegeto. E per quanto riguarda il veleno... La solita fantasia di voi avvocati mi sorprende. Cioè, meglio, era sbagliata. Sembrerebbe di sì. No, deve esserci un errore. Forse nella boccetta non erano rimaste tracce di veleno. Oppure il veleno aveva perso d'efficacia. Oh, non si scaldi tanto, cara. Fidarsi del proprio cliente è il gesto più nobile che un avvocato possa compiere. E la fiducia che lei ha riposto nel signor Wright è davvero ammirevole. E lo stesso vale per noi procuratori. Per esempio, io affiderei alla signorina Hawthorne la mia stessa vita. Cretino. Ecco perché sostengo con forza che si sia fatta un'opinione errata su di lei. Guarda, guardalo, che cerca di ammaliarla. Basta così. Purtroppo, signorina Fay, non posso accettare la sua ricostruzione degli eventi. Ma perché? Forse un giovane avvocato come lei non può rendersene conto, ma in un'aula di tribunale le prove sono tutto. Ho detto tribunale? Forse il tribunale senza quella... Fanculo. Dopo tutta la fatica che ho fatto, Dahlia se la caverà anche stavolta? Bene, ora che la signorina Hawthorne è stata sollevata da ogni sospetto, vorrei proseguire con il processo. Signor Wright? Mi dispiace, signorina Fay, me ne ero completamente scordato. Mi dispiace immensamente. So che lei credeva in me e sento di averla delusa. Signor Wright? Cosa sta cercando di dire? C'è una cosa che ho scordato di dirle. Che cosa? Quel giorno, il giorno che ho incontrato Doug Swallow... Che cosa le ha detto? Quella ragazza non dovresti vederla più. E fin qua ci siamo. Ehi, non sono affari tuoi. Ciao, bot. Lo dico per il tuo bene, davvero. Se continuerai a vederla, ti assicuro che finirà molto male. Bugiardo! Ascolta, c'è una cosa che dovresti sapere su di lei. Ieri sera qualcuno ha rubato del veleno dal nostro laboratorio. Veleno? 8 mesi fa era successa la stessa identica cosa. Qualcuno aveva rubato una sostanza speciale e quel giorno lei era entrata nel laboratorio. Sono sicuro che è stata lei. Quella ragazza è una dannata ladra. Smettila! Ed è qui che si scopre. Ho finito l'acqua, raga. Devo andare a prendere la bottiglia di là, ma non ci ho sbatto adesso.
È la verità? Le ha detto davvero questo? Ma è ridicolo! Ci sarebbe un'altra cosa. Quel giorno, dopo averlo spinto, ho iniziato a preoccuparmi e sono tornato indietro. E lei... lei era proprio lì. Tolly era lì. Era chinata accanto a lui. Cosa? Mi hai detto di non dirlo a nessuno, ma... perdonami, Dolly. Vostro onore, questo è... l'imputato è... signorina Fay, glielo dica. Dolly non ha fatto nulla. Lei è innocente. Quindi Dalia ha rubato dell'altro veleno oltre a quello di 8 mesi fa. E tenendo in considerazione la testimonianza di Wright, la conclusione non può che essere una sola. La difesa ritiene che la signorina Dalia Hawthorne abbia rubato del veleno la sera prima del delitto di Doug Swallow. La sera prima? L'ha appena detto, certo. Ha rubato del veleno per uccidere qualcuno. Signorina Fay? Se è così convinta della sua teoria, risponda alla mia domanda. Chi voleva uccidere con il veleno? Esatto. Ci dica chi la signorina Hawthorne aveva intenzione di uccidere. Beh, mi pare piuttosto ovvio. Phoenix Wright. Il tutto per riprendersi quella dannata boccetta e liberarsene e scagionarsi per sempre. C'era un'unica persona che ostacolava i piani della signorina Hawthorne. E questa persona è... proprio il signor Phoenix Wright. Io? Già. Tutto questo è assurdo. Dopotutto è stato ucciso Doug Swallow, non di certo l'imputato. Beh, alla fine le cose sono andate così, è vero. Ma le ricordo che il signor Swallow è morto folgorato, non avvelenato. La persona che la signorina Hawthorne aveva intenzione di avvelenare... era proprio lei, signor Phoenix Wright. Non ci sono altre spiegazioni. Ma come può essere? Pensavo che il signor Wright e la testimone si amassero. Povero Wright, deve essere un brutto colpo per lui. Un bruttissimo colpo. Grazie, Lisa, per aver postato la clip. Come ho detto prima, l'unica cosa che importava veramente alla testimone era la prova che l'avrebbe legata indissolubilmente all'incidente di 8 mesi fa. Proprio così. La collana con la boccetta. Le importava soltanto quello. Ma allora... perché sarebbe perfino arrivata ad ucciderla? 8 mesi fa, appena dopo la morte di quell'avvocato della mensa di, questo tribunale, Dalia Hawthorne aveva in mente solo una cosa. Come sbarazzarsi di quella collana il prima possibile. No, non ci credo. E invece devi crederci, Phoenix. E alla fine il suo piano ha funzionato. La prova è scomparsa per lungo tempo. Ma c'era solo un unico grosso problema. Il signor Wright si rifiutava ostinatamente di restituire la prova che aveva ricevuto. Per lui, quella boccetta era un tesoro preziosissimo, al punto che la mostrava sempre a tutti quanti. Intende dire che è per questo che voleva ucciderlo? Certo, vostro onore. Solo per recuperare quella dannata prova. Io... non ci credo! Poverino. Fini, sei proprio un idiota. Ed ecco, signori, che abbiamo smascherato definitivamente Dalia Hawthorne. Una donna non potrebbe mai fidarsi di uno come te. Ti ho ripetuto più e più volte di non dire a nessuno di me e della collana. Mi fai ribrezzo. Signorina Hawthorne! Pare che questo processo sia giunto alla conclusione. Bene, vedo che intende farmi passare per una criminale, anche se sono innocente. Lei è una criminale, signorina Hawthorne. Questo lo vedremo. Per prima cosa, dove sono le sue prove? Mi pare che il suo patetico cliente si sia mangiato la boccetta come snack. Ehi, vecchio, si è per caso rimbambito? Perché non dice qualcosa invece di restarsene lì impalato con quella faccia? Signorina Hawthorne, cosa le è successo? È davvero così sorpreso? Forse mi preferisce così, signor giudice. Senza uno straccio di prova, da testimone sono diventato una serial killer. Bene, non ho nient'altro da dire. Ora me ne torno a casa, se non mi dispiace. Ma ancora non abbiamo finito! D'accordo. Allora chieda subito a quella vecchia strega di sbrigarsi. Questa volta non mi sfuggirai, Dalia. Fermati, mia. Continuando ad incalzarla senza prove, potresti subire la peggiore punizione per un avvocato. La punizione più grande. Sì, rischia di perdere per sempre il suo distintivo. No! Ed eccola che torna. Un solo passo falso e la mia carriera di avvocato sarà finita. Sinceramente, però, al momento non ho una prova così schiacciante. Tuttavia,
Preferisco perdere il mio distintivo piuttosto che fargliela passare liscia. Vostro onore, la presa vorrebbe... La presa? La difesa vorrebbe presentare una prova. Impossibile! Non posso credere che... Razza di stupida. La corte ritiene che questa discussione si sia protratta fin troppo a lungo. Di conseguenza, mi aspetto una prova decisiva. Decisiva? Se non riuscirà nel suo intento, sarò costretto a emettere un verdetto molto severo per l'imputato. Ho capito, vostro onore. Immagino già i titoli sulle prime pagine dei giornali. Giovane avvocato che punta alle stelle, precipita ignobilmente alle stalle. Aveva intenzione di avvelenare Wright, quindi il veleno deve essere per forza lì dentro. E dove? Lì dentro, se non... Nel dannato flacone. Il dannato flacone di ammazza raffreddore. Che, guarda caso, era scomparso intorno a ora di pranzo, dopo aver mangiato con Dolly. Ed è stato ritrovato dove? In mano a Doug. Accanto al quale corpo c'era proprio lei, Dolly, Talia Hawthorne. È qui dentro per forza. Eccola, vostro onore. La presa. La prova che dimostrerà la colpevolezza del testimone è proprio questa. L'ammazza raffreddore. Il farmaco del signor Wright. Il nostro giovane avvocato ha preso il raffreddore. Anche se ce l'avessi, di sicuro non userei questo farmaco. Infatti, è stato avvelenato. Cosa? Ripensi alla deposizione dell'imputato, vostro onore. Ho perso il flacone proprio quel giorno, intorno all'ora di pranzo. Ho mangiato insieme a Dolly. Eravamo da soli. È stata la signorina Hawthorne a prendere quel flacone. Dopodiché l'ha avvelenato, sapendo che il signor Wright avrebbe sicuramente usato. Non può parlare sul serio. Quel flacone è stato trovato in mano alla vittima, Doug Swallow. Esatto. Chiedo alla corte di ripensare al delitto avvenuto in questo tribunale 8 mesi fa, quando la signorina Hawthorne aveva nascosto la prova. Huh? Di cosa sta parlando? 8 mesi fa il veleno era nascosto nella sua collana, con la boccetta. E lei se ne liberò consegnandola nelle mani di qualcun altro. Qualcuno che aveva incontrato per caso nella sala lettura, il mio cliente Phoenix Wright. Sì, e ha agito anche allo stesso giorno, allo stesso modo proprio qualche giorno fa. Dopo aver spinto la vittima, il signor Wright ha lasciato il luogo del delitto. E a quel punto è comparso l'assassino, Dalia Hawthorne. Aveva con sé quel flacone avvelenato di ammazza raffreddore, con il quale aveva intenzione di assassinare il signor Wright. Mi pare di ricordare che la testimone avesse un appuntamento con l'imputato. Sì, aveva visto e sentito ciò che era accaduto sul luogo del delitto, inclusa la discussione tra la vittima e l'imputato, e aveva notato il capo reciso. In quel momento avrà pensato, Doug Swallow deve morire. Quindi ha utilizzato il cavoletto con alta tensione per farlo tacere per sempre. Purtroppo per lei però, subito dopo, sono iniziati i problemi. Il signor Wright è tornato improvvisamente indietro, preoccupato per la vittima, e insieme a lui gli altri studenti di farmacologia per via del misterioso blackout. A quel punto la signorina Hawthorne era nel panico, come lei stessa ha ammesso. Non dimentichiamo che aveva con sé quel flacone avvelenato. Esatto. Quindi deve aver pensato, e se mi perquisissero come 8 mesi fa? 8 mesi fa? Sì, si è sbarazzata delle prove esattamente come aveva fatto 8 mesi prima, consegnandole a qualcun altro. E in questo caso quel qualcun altro era il cadavere di Doug Swallow. Poraccio. Non siete ridicoli. Non credete davvero a questo mucchio di scemenze, vero? Quella stupida non è altro che una lurida e disgustosa bugiarda. Vero, signor procuratore? Ah? Sì, proprio così. La signorina Fay è disperata. Dimostri il contrario, allora. Mi chiedo chi sia più disperato tra noi due, sa? Allora, signorina Hawthorne, riguardo a quel farmaco, che ne dici di prenderne un po'? Il signor Wright ha mangiato la sua collana, giusto? Ora è il suo turno di provare la sua innocenza, non le pare? Se sono una lurida e disgustosa bugiarda, non ha nulla da temere. Avanti, ce lo dimostri. La sfido a inghiottire una pastiglia di quel flacone. Mia Fay! Sono bruciate le farfalle. Crede di avere vinto? Lo crede davvero, mia Fay? Bene, benissimo. Per il momento... La vittoria è sua. Per il momento? Sappia
sappia che io non dimentico mai. Ci rivedremo presto, ne sono sicura. Bene, signor giudice, alla prossima, ok? Eh? Certo, ora mi affiderò alle cure amorevoli di qualche bel ragazzone in divisa. Arrivederci. Non ancora, Manu, è ancora una giovane avvocatessa inesperta. Non è ancora un'avvocatessa in carriera, quindi no, non l'ha detto. Io non posso accettarlo, Davy. La difesa non ha mostrato la benché minima prova a sostegno di questa assurdità. Ma sembra che la testimone abbia ammesso tutto. Non mi interessa! Io sono Winston Payne e non credo a una parola di quella dilettante. Se è così, lasci che le chieda una cosa, signor Payne. Sì? Vuole una pillola di ammazza raffreddore? Le dispiacerebbe inghiottire una pastiglia di quel flacone? Cosa? Poco fa mi pare proprio che abbia detto... Oh, non si scaldi tanto. Per esempio, io affiderei alla signorina Hawthorne la mia stessa vita. Se davvero si fida così tanto, allora di sicuro qui dentro non può esserci del veleno, giusto? Sì. Allora passi delle parole ai fatti. Coraggio, ammazza dilettanti. Ci faccia vedere. Ci mostri quanto si fida di quella ragazza. È davvero disposta ad affidare la sua stessa vita? Ah! Signori, è qui che Winston Payne è diventato pelato. Ha perso il ciuffo in seguito alla sconfitta in questo processo. Sì, vostro onore, provvederò subito immediatamente al suo arresto. Tutto ciò è molto tragico, ma non mi sorprende. Avevo capito sin da subito che c'era qualcosa di sospetto in quella ragazza. Vostro onore, non dica stronzate. Signorina Fay? Sì, vostro onore? Comunque. Vostro onore, sono questioni private che non c'entrano con questo caso. Il fatto che io conosca la signorina... La signora cosa? Signor Payne? Non posso credere, c'è un incubo. È come se avessi perso contro mia figlia. Minchia, se è davvero tua moglie è un obbrobrio, spero tu non abbia figlia allora. Perché sarebbe pessimo. L'imputato ha qualche cosa da aggiungere? Non è possibile. La mia Dolly. E ciù? Molto bene. Sono pronto a formulare un verdetto e a porre fine a questo processo. La corte dichiara l'imputato Phoenix Wright non colpevole. Grazie, Judy. L'udienza è tolta. 11 aprile, ore 15:16, tribunale distrettuale. Sala imputati, numero 3. Mia, sei stata favolosa! Al momento del verdetto, le mie emorroidi stavano per esplodere come un vulcano. Grazie, Grossberg, non ci interessava. Signor Grossberg, le dispiacerebbe evitare di parlarne? Non vedo cosa ci sia di male. Comunque, questo caso mi ha fatto riflettere molto. Mi ha fatto riflettere molto su cosa significa avere un rapporto di fiducia con il cliente. Forse siamo proprio noi avvocati veterani ad averlo dimenticato. Oh, signor Wright, congratulazioni! Grazie, pensavo... Vado avanti. La ragazza che ho visto sul banco dei testimoni non credo che fosse la mia Dolly. Cosa? Sì, la Dolly che conosco non avrebbe mai detto quelle orribili cose. Forse era... Non saprei. Forse era una specie di impostore. Poverino, non vuole accettare la realtà. Deve cercare di dimenticarla, signor Wright. Lo faccia per il suo stesso bene. Sì, ha ragione. Forse è la cosa più giusta da fare. Inoltre, devi imparare a controllarsi. Cerchi di crescere un po'. Ma mi dicono sempre che tra tutti i miei amici sono quello più maturo. Chissà come sono i suoi amici allora. Il tribunale giudica l'imputato Phoenix Wright coglione. Parecchio. Coglione. Io sto studiando per diventare un avvocato, sa? Sì, ho sentito. Ma non studiava arte all'università? Beh, sì, anche. Ma ho un amico che voglio assolutamente aiutare. E se mi... Bazz. E se mi sbrigo, forse farò in tempo a salvarlo. Capisco. Signorina Fay, il compito di un avvocato è aiutare le persone quando sono in difficoltà, vero? Signor Wright, anche io sono nuova del mestiere, ma... Credo sia esattamente come dice lei. Ok, allora mi darò da fare. Studierò come un matto e diventerò un avvocato. Spero di rivederla un giorno. Magari in tribunale. Actually, è diventata il suo superiore per ben un caso. Sono passati 5 anni da quando fui scagionato da ogni accusa. Diventai un avvocato e riuscii a salvare il mio amico, come mi ero ripromesso. Tuttavia, mi è passata la miglior vita. Torniamo al giorno d'oggi.
Pensare a quel processo riporta alla luce molti ricordi dolorosi. Ma allo stesso tempo anche emozioni indimenticabili. Nonché ricordi che pensavo di aver sepolto in fondo al cuore. Ora Mia non c'è più. Anche se posso ancora sentirla accanto a me. Phoenix, abbi sempre fiducia nel tuo cliente in qualsiasi circostanza. In un anno di tribunale la fiducia è l'arma più potente in assoluto. E l'abbiamo scoperto. 5 lunghi anni. E ora è accaduto qualcosa che mi ha fatto ricordare quelle sue sagge parole. Ma questa è un'altra storia.